Eccoci di nuovo insieme. Prima di presentarvi l'ospite di questa mattina e di introdurre l'argomento del quale parleremo, vi voglio ricordare un'iniziativa di solidarietà. E qui con me in studio questa mattina la Pigotta dell'Unicef. Con grande piacere vi ricordo che anche quest'anno l'Unicef vende nelle piazze italiane, la vedete, la Pigotta per raccogliere fondi con il fine di acquistare kit salvavita. Il Comitato Provinciale di Teramo, anche alla luce delle precedenti edizioni nel corso delle quali è giunta puntuale conferma della solidarietà espressa dai teramani, ripropone questa iniziativa. La Pigotta, la vedete, la bambola di pezza comune a tutte le culture del mondo, la realizzano grandi e piccini nelle scuole, nei centri anziani, nei circoli culturali e anche nelle carceri. Basta un'offerta di 20 euro per adottare una bambola. Ogni Pigotta che trova una casa salva la vita ad un bambino dei paesi in via di sviluppo. Anche quest'anno sono tanti i personaggi famosi del mondo dello spettacolo che hanno sostenuto questa iniziativa. Sono circa 1,5 milioni i bambini salvati dalla Pigotta in tutta la sua vita. Le Pigotte saranno vendute nei giorni 8 e 9 dicembre in Piazza Martiri della Libertà a Teramo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 e presso il Cineteatro Comunale di Teramo dalle 16 alle 19. Anche Montepagano di Roseto presso il Museo Civico per l'intero periodo natalizio propone le Pigotte. E poi c'è, per chi ovviamente non volesse o non potesse contribuire con l'acquisto della Pigotta, quest'anno questa grande novità che è un portachiave. Qui basta un contributo di 5 euro sempre per contribuire alla causa dell'Unicef. Ed eccole qua le due pigottine che ci terranno compagnia anche questa mattina, e non dimenticate l'appuntamento con l'Unicef. L'argomento di questa mattina è, come dicevamo in apertura della trasmissione, il premio a Nino Di Giacinto per la crescita di Teramo. La cerimonia di consegna del premio per questa nona edizione c'è stata il 30 novembre. Prima di salutare il nostro ospite partiamo con un filmato. Saluto e ringrazio l'ospite di questa mattina che è il promotore e l'ideatore del premio a Nino Di Giacinto, Marcello Schillaci. Buongiorno, buongiorno Marcello, ben ritrovato. È permessa l'emozione dopo questo filmato, tra l'altro bei ricordi, tantissimi amici e purtroppo anche tanti volti di persone che purtroppo non ci sono più.
ma che hanno lasciato il segno. È un grande segno, ma il premio Annino di Giacinto ha proprio questa finalità di premiare, sintonia con il premio. Di premiare chi in qualche modo ha lasciato e lascia un segno e sta anche con la propria professione ancora lasciando un segno su questo territorio. Allora, intanto ricordiamo i premiati di questa non edizione, poi parleremo anche della decima edizione, perché per quell'edizione lì avete previsto insomma una manifestazione particolare che si terrà. Al comunale, immagino. Prima abbiamo visto la Pigotta, oggi siamo in compagnia di simboli importanti. Sì. La Pigotta è un simbolo internazionale e invece qui abbiamo Annino di Giacinto, il premio insomma, sì, realizzato da un artigiano di sì, Castelli. Giuseppe Mercanti. Ed è questo proprio il premio che viene consegnato, eccolo qui. Che se mi permetti devo ringraziare, sì, perché puntualmente ogni anno lascia, diciamo, mette da parte il suo lavoro che è, diciamo, grazie a Dio e anche in abbondanza, per fare, diciamo, quest'opera che chiaramente contribuisce proprio attraverso questa sua opera, questa sua costruzione ogni anno. Perché, poi ogni premio è fatto a mano, per sì, cui sì, diciamo, nessuna di queste statuette ogni somiglia all'altra. Sente il premio come se fosse suo, io non sì, trovo parole per ringraziarlo, perché sembrava una cosa così di un momento, invece poi è diventata una consuetudine molto importante, ma soprattutto molto ambita. I premiati di quest'anno per le istituzioni, Sua Eccellenza Michele Secce, che non è più sì, vescovo di Teramo ed Atri, per il giornalismo Filippo Lucci, per il teatro Elisa di Eusagno, per la cultura Elso Simone Serpentini, per l'associazionismo avete premiato la Corale Verdi, per la musica Andrea Castagna, per lo sport Gaia Sabatini, per l'artigianato Nadia Vampa e poi il premio speciale Ricordo di Paolina D'Antonio a Grazia Maria Clemente. Come sempre quest'anno ha presentato la serata Luigi Aurelio Pomante, che diciamo è il presentatore ufficiale, cioè, tra alcune parentesi, presenta, sì, ho visto anche Mirella Lelli, per cui ci sono state delle edizioni, ma anche altri, diciamo, però diciamo che avete scelto come presentatore ufficiale, quando è disponibile, Luigi Aurelio Pomante. Sì, ma lo fa veramente con tanto entusiasmo e Luigi è un professionista serio e bravo. Ma perché questa è una cosa che è molto sentita, diciamo, poi chi viene coinvolta, no? Non è una cosa privola, insomma, è una cosa che impegna molto, sia nella ricerca delle persone, che grazie a Dio Teramo veramente dopo 9 anni ha ancora tanto da dare, per tanti personaggi che meritano questo premio. E appunto Luigi sente fortemente questa cosa, tant'è che ci sentiamo veramente qualche mese prima. Ma lui già è pronto anche per la prossima edizione, sì, immagino, conoscendo. Sì, sì. E quella di quest'anno è stata una cerimonia particolarmente toccante, e questi sono proprio i premiati dell'edizione, sì, di quest'anno. Particolarmente toccante, ci diceva Schillaci. Sì, molto emotiva, perché poi diciamo, molte volte la città, no, nella sua abitudine giornaliera, dimentica che ci sono grandi artisti, dimentica che ci sono grandi personaggi che veramente danno un contributo per la crescita di Teramo. Per dire l'ultimissima, Gaia Sabatini, no, che con queste sue performance sportive. Questa ragazza ci sta regalando e ci regalerà delle grandissime soddisfazioni. Sì, ma voglio dire, anche lei è stata coinvolta, perché sì, quando gli abbiamo parlato del premio, non conoscendo, diciamo, è rimasta un po' smarrita. Anche però, perché ha appena compiuto 18 anni, sì, insomma, sì, magari tante cose della città ancora non le conosce, ma però si poi sta si è emozionata da adulta, certo, quando ha ricevuto il premio si è emozionata, ha capito bene l'importanza di questa cosa, soprattutto anche la responsabilità, perché molti, diciamo, hanno poco da dire per il futuro, ma lei veramente può portare Teramo in alto, il nome di Teramo. Già lo sta facendo, perché ha vinto un sacco di competizioni. Poi io devo dire che 20 anni fa avevo l'attività vicino proprio a casa dove è nata, per cui l'ho vista veramente nascere e l'ho vista crescere, poi ero molto molto amico del padre, del grande padre Pino, sì, che purtroppo non c'è più, ma questa ragazza ha avuto anche una grande reazione nonostante questa grande perdita. Sì, ma c'è una, parlavo appunto con il suo preparatore, con Marcello Viceré, dice che ha una costanza, una grinta che fuori dal comune. E beh, ma vince. Sì, sì, beh, non è un caso. A poi parte certi risultati non vengono mai per caso, no? A parte le caratteristiche fisiche, ci vogliono poi anche altre caratteristiche che fanno di uno sportivo anche un vincente. Una giuria storica, quella del premio Annino di Giacinto. Sì,
Per fortuna storica, perché sono persone eccellenti, persone di altissimo profilo culturale, ma soprattutto umano, perché sanno poi scegliere. Diciamo, io mi curo più l'aspetto organizzativo, logistico, queste cose, mentre invece poi la responsabilità della scelta delle persone, contribuisco anche io con il mio pensiero, però sono soprattutto della dottoressa Pina Bizzarri, docente universitaria. Pinuccia. Sì, Bizzarri. Della dottoressa Gasparroni, Alessandra Gasparroni, antropologa straordinaria, che nell'arco dell'anno poi ci incontriamo anche per parlare un po' della storia della cucina, cioè abbiamo sempre questo filo. Lo storico Alberto Merarangelo e chiaramente io. Si mettono dei nomi sui tavoli, anche nell'arco dell'anno ci si incontra, ci si sente, si dice appunto, no? Ci cominciano a tirare giù i nomi. Eccole qua, la Bizzarri, sì, e la Gasparroni. Sì. E comunque ogni anno è sempre una cosa molto difficile, perché ci sono tante persone sullo stesso piano. E comunque, il professor Di Dalmazio, sì, che quest'anno ha ritirato il premio per la Corale Verdi, sì, per la Corale Verdi. Il presidente, eccolo qui, Luigi Aurelio Pomante, insieme alla presidentessa della giuria e la professoressa Pinuccia Bizzarri, vero? Presidente della giuria. Vogliamo ricordare anche perché nasce questo premio, e per chi l'avesse dimenticato, immagino nessuno, perché Teramo lo ricorda ancora e con grande affetto, e non solo grazie al premio, chi era Annino? Allora, il premio nasce sull'onda emotiva, perché Annino è morto a gennaio. Annino era molto amico di Simone Gambacorta, io sono molto amico di Simone Gambacorta. Praticamente passeggiando così e parlando di Annino è venuta appunto questa idea: perché non ricordarlo attraverso un premio che parla di impegno, che parla, perché in qualche modo Annino ha lasciato il segno, no? Fin dai primissimi anni è stato un personaggio che si è fatto notare, sentire, veramente, diciamo, per quando ha potuto ha portato il nome di Teramo in alto a Roma e dovunque si è esibito. Anche un bel carattere. Diciamo sì. Ma che poi stranamente ogni volta ci ritroviamo che tutti i premiati hanno avuto a che fare con Annino. Sì, no? Sì, è vero. Questo per dire, era una persona ovviamente molto nota, ed era partecipe alla città nonostante i suoi più 20 anni e più passati a Roma. Comunque poi tra l'altro non partecipava solo alla vita della città legata alla sua attività, lui faceva il ballerino, coreografo, insomma si occupava, come ci ricordavi, anche di altri aspetti della vita sociale, associazionismo, giornalismo. Beh, era persona molto attiva, molto attiva. E nasce appunto questa idea di premiare questi personaggi che in qualche modo contribuiscono con il loro fare alla crescita di Teramo. Che non significa, comunque, quando uno nel suo settore dà il massimo, si esprime al meglio, chiaramente è un contributo che va anche alla società, no? Perché la società poi è formata appunto da tutti questi elementi, senza voler screditare nessuno, perché ognuno in una comunità fa la sua parte. C'è chi si mette più in evidenza, chi, diciamo, attraverso lo studio, attraverso delle attività più importanti, diciamo, ha modo di rappresentare ancora di più la città, però rispetto per tutti è veramente tanta voglia di premiare ancora tante persone. Tante persone, sì. Certo, anche perché il premio va avanti, la decima edizione è alle porte. Va avanti e andrà avanti, perché nel suo spirito è un premio sincero, un premio che non ha fini. Nessun fine, soprattutto di lucro, lo voglio dire con orgoglio, non c'è entrata mai la politica, proprio perché il premio restasse puro e naturale. L'unico politico che abbiamo premiato è stato Gianni Chiodi, ma non per la politica, perché nel 2009 Gianni venne eletto presidente della regione e il primo della mano gli andava riconosciuto questo merito. Primo Teramano con le elezioni dirette, perché c'era stato già Rocco Salini che però Rocco, stato, diciamo, non era Teramo di Teramano di Teramo, ok, Teramano inteso come Teramano della città, come Teramano, della città di Teramo. Questo, diciamo, è un aspetto molto importante. Per la teramanità, chi opera su questo territorio Teramano inteso come Teramo, abbiamo visto nelle immagini anche Pannella. Sì, Marco Pannella è una delle pagine più belle del premio, perché io spero che quello che sto per dire venga creduto.
Quando gli è stato comunicato che aveva vinto questo premio, perché poi tra Marco e Annino c'è stato sempre un grande rapporto, eh? Annino addirittura in una situazione politica si presentò pure con Pannella, e praticamente piangendo per la gioia mi telefonò e non trovava parole, cioè ha sentito talmente forte questo, forse per la prima volta si è sentito gratificato di essere teramano, perché noi Pannella l'abbiamo vissuto sempre marginalmente, no? Diciamo però... che i riconoscimenti li ha ottenuti di più nella fase finale della sua vita anche politica, pubblica. Sì, purtroppo diciamo, ha preso questo premio in un momento drammatico della sua vita, era molto malato, però sul piano umano, così emozionale, Pannella è stato qualcosa di straordinario. Abbiamo visto un Pannella veramente umano, non politico, perché è inevitabile che con Pannella si andava a finire sempre sulla politica. Invece in questo caso è stato veramente avere a che fare con un teramano vero. Non ha fatto altro che parlare della sua infanzia, della sua teramanità, per cui diciamo, è stata una delle pagine più straordinarie. E questo qualche anno fa, poi il premio è andato avanti, tante le persone, davvero io adesso sto ripensando al video che abbiamo visto e veramente alle tante persone che in 9 anni sì. avete premiato, sempre tanta emozione. Beh, quando si riceve questo premio. Sì, ogni anno è così, no? Ogni anno sembra... Poi premiate lo sport, la musica, l'artigianato, vari settori. Sì, nei vari settori dove Pianino si è espresso. Voglio dire tanti colleghi anche sì. sono stati qui, abbiamo visto Antonio Amò, sì. il nostro direttore Walter Cori, cioè, diciamo che anche il mondo del giornalismo vorrei e della comunicazione. Che anche se è sfuggito a qualcuno, che anche Dorotea e Rino Orsatti sono stati premiati per il loro impegno giornalistico televisivo. Commovente, lo dico proprio perché l'ho vissuto personalmente, per quello mi permetto di sottolineare la commozione poi che si respira e che si vive quando c'è la cerimonia di consegna dei premi, anche la genuinità, perché è vero, se non è cambiato era anche la cerimonia è sobria, molto la cerimonia sobria, del premio ma soprattutto di molto vera e molto sincera, ma soprattutto omogenea, cioè abbiamo aggiunto negli ultimi 3 anni, eccoti qua, vedi quando sei bello. Grazie Marcello. Grazie. Negli ultimi 3 anni abbiamo aggiunto il premio Paolina, no? Perché praticamente andiamo a premiare tutte quelle donne che nel primo dopoguerra hanno contribuito a ricostruire Teramo attraverso il loro operato proprio umano, diciamo. Attraverso la loro opera proprio, opera, no? Perché prima attraverso la loro solidarietà. Io oggi quando sento parlare di volontariato, di queste cose qui, mi viene un po' da sorridere, perché io l'ho vissuto veramente questa cosa, l'ho vissuto a casa con mia madre e soprattutto l'ho vissuto con tutte queste bravissime donne, donne umanissime. Anche perché prima magari non si faceva volontariato attraverso delle associazioni strutturate, ma il volontariato era quello che si faceva quotidianamente per i vicini di casa, per le persone. Per andare a aiutare, ogni giorno alla ricerca di gente da aiutare. È vero, sì. Si cappiavano, davano i soldi, chi poteva, per esempio la dottoressa Clemente aveva possibilità, ha dato tutto quello che poteva, umanamente, spiritualmente, cioè, e questa ha costruito quella bella Teramo degli anni poi 60, 70, perché nel dopoguerra io e te non l'abbiamo vissuto, però per quello che si è sentito non era un bel momento per Teramo. Se non c'era la solidarietà forse tante famiglie non ce l'avrebbero fatta. È solo attraverso questa grande opera di queste donne, anche di uomini, perché voglio dire, gli uomini hanno contribuito dando spazio, io parlo per l'esperienza che ho visto in famiglia, mio padre era un siciliano, no? Come tutti i siciliani, questo valore, però ha sempre permesso a mia madre di uscire, di andare a fare del bene, diciamo privando anche un po' di... Nonostante siciliano, sì, notoriamente, sì, soprattutto in così passato, penso geloso, sia stato per sì. tanti mariti che hanno visto le loro mogli uscire e andare a fare del bene, solidarietà, per cui queste donne vanno ricordate, vanno premiate, ecco perché questo premio diciamo c'ha anche una certa emotività, no? E non vede solo il grande manager o l'uomo di successo del momento, ma torna anche indietro nella storia, perché di una comunità non si deve dimenticare niente, il bello e il brutto. È vero, vogliamo ricordare, se possiamo far rivedere, lo chiede a Gianluca, la foto che è sulla brochure, no, che promuove l'edizione di quest'anno, ma tutte le edizioni del premio di Giacinto. Eccola qui, tra breve la vedremo.
Chi sono questa mamma e questo bambino? Allora, è mamma Paolina e Annino. Perché Annino di Giacinto? Facciamo finta che chi ci ascolta mai non sa veramente niente di Annino di Giacinto. Chi era? Beh, intanto, intanto mia madre era molto impegnata nell'ospedaletto di Teramo, che tutti sanno qual è l'ospedaletto di Teramo, perché si occupava principalmente delle ragazze madri, quelle diciamo lasciate per strada dai militari, dai, insomma, voglio dire, magari abbandonate anche dalle famiglie, soprattutto perché prima era uno scandalo dalla campagna, se si rimaneva. E il suo operare all'ospedaletto ha fatto sì che un giorno arriva questo bambino che la mamma muore di parto, e praticamente questo bambino abbandonato, messo lì in un lettino che urlava, strillava, e prese da questa, diciamo, spirito commossa da se l'è preso e l'è riportato a casa. L'ha adottato, di fatto. In una famiglia dove già c'erano quattro figli, no? Poi mia madre, non so se molti ricorderanno, era anche priva di un braccio. Dunque è stata una donna con un'invalidità anche pesante, con quattro figli suoi, più Annino, che ha deciso di adottare. Ma direi più tutte le ragazze mamme che adottava, perché poi le aiutava per un certo periodo, se le adottava nel vero senso della parola. Se le riportava anche a casa. Io voglio ricordare di una ragazza cieca che poi lei ha fatto studiare, è diventata una professoressa di pianoforte a Roma. E tante famiglie a Teramo ricorderanno l'operato di mia madre, questo spirito proprio di solidarietà che aveva verso gli altri. Io dico sempre una cosa, ho sempre visto mia madre come una cosa distante, perché non era molto naturale questo suo spirito, diciamo, altruistico. Cioè voi figli che la vedevate uscire spesso, andare ad aiutare gli altri, magari potevate sentire anche un po' la mancanza di questa mamma. No, voglio dire un'altra cosa, cioè la vedevo come una cosa eccezionale, cioè riuscivo a separare il fatto che fosse mia madre da questa dalla donna invece, dalla donna che portava aiuto e solidarietà. Praticamente io sono sempre convinto che se non si fosse sposata e avesse avuto dei figli, lei sarebbe diventata come Madre Teresa di Calcutta. Una donna proprio portata alla solidarietà, perché ce l'aveva nel DNA. Votata al prossimo. E lei, Annino, per lei Annino era il quinto figlio. Annino era il quinto figlio e chiaramente io penso che quando un bambino non ha a che fare con la madre naturale, qualche problema se lo porta dietro. Purtroppo è così, è un fatto proprio di DNA genetico. E nonostante il grande amore, io penso che Annino abbia sempre avuto questa forte mancanza. E lei, diciamo, veramente ha dato 100 volte di più di quello che avrebbe potuto dare a un bambino, a un figlio normale. Proprio per evitare che avesse questa mancanza, per colmare questa mancanza nella vita di Annino di Giacinto. E purtroppo Annino poi è scomparso prematuramente. Molto prematuramente, molto prematuramente, però appunto... Quanti anni aveva? 55. Era giovane, anche tra l'altro nel pieno della sua attività. Sì, ma purtroppo la vita, diciamo, riserva belle e brutte cose, in questo caso una brutta cosa, però io dico che quando uno non muore mai quando viene ricordato, cioè uno muore veramente quando viene dimenticato, anche nella vita, no? Se uno viene dimenticato da tutti è come se fosse morto. Perciò, diciamo, io e Simone pensammo questo premio, che sembrava una cosa che dovesse nascere e finire lì sull'onda emotiva del momento, l'emozione, però poi abbiamo capito che aveva delle basi vere e sincere. Ogni anno il premio presenta degli artisti, perché questo premio poi abbiamo scoperto che Teramo è pieno di artisti, pieno di gente importante, ambasciatori, grandi primari, grandi politici, grandi artisti. Quando andate a spulciare i nomi da premiare, mi viene fuori una Teramo forse volta, sconosciuta. Ogni volta, e devo dire che è anche molto ambito, tutti quando si avvicina un po' il momento di Annino, tutti siamo curiosi di sapere soprattutto qualcuno vorrebbe essere, diciamo, in qualche modo. C'è una giuria super partes, la giuria assolutamente che sì, però voglio dire, l'importante è seguitare a fare quello che si sta facendo, perché questo premio io penso che è passato il 10° anno, non morirà più, insomma, voglio dire, avrà un tuo percorso con me o senza di me, insomma, questo premio non può... Con me o senza, con Marcello Schillaci finché c'è sempre. Fra 50 anni, quando non ci sarò più... Esatto, fra 100 anni, insomma, il premio, l'augurio è che il premio vada avanti a vita in questa città, che diventi un appuntamento fisso. Perché ogni città dovrebbe avere un premio che premia chi, diciamo, merita...
perché ha contribuito con il suo operato a rendere importante la città, no? E ogni anno ci sono sempre momenti di forte commozione. Vorrei ricordare quest'anno la commozione di un grande artista, di un grande musicista, Andrea Castagna, che veramente, stiamo parlando di uno che è il violino di Carreras, insomma, suona a Parigi, eppure è stato preso da una commozione irrefrenabile. Per dire, quando il premio, per chi soffre, diciamo, per chi va in giro e praticamente la mattina è sempre un problema di... Diciamo che si sta commuovendo anche Marcello Schillaci. Perché la sincerità, mi commuovo per la sincerità della cosa. Non è che... Poi sappiamo che Marcello Schillaci a questo premio ci tiene particolarmente, intanto per il suo attaccamento ovviamente anche a quello che ci diceva, no? alla cittadinanza, ai teramani che in qualche modo si distinguono per l'operato che fanno, per il loro lavoro, per quello che danno a questa collettività, ma si commuove anche perché insomma è stato il fratello di Giacinto. Qui anche il ricordo di un fratello commuove tutte le volte. Praticamente quando mia madre prese Annino io avevo 7 mesi, siamo cresciuti, fratello a tutti gli effetti. Non sono mai riuscito a pensare che Annino non facesse parte di me. Esatto. Nella tua famiglia c'era e ci sarà sempre, grazie anche a questo premio. Noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo, per quanto riguarda ovviamente questa manifestazione, alla prossima edizione del premio, che come novità avrà la location come diversa. Come novità lo posso già dire, chiaramente saranno rinvitati tutti le persone che sono stati premiati finora. Fin da adesso sei invitata. Ci sarò sicuramente. Diciamo, io sto prendendo contatti con tutti i colleghi di Annino dell'epoca del Teatro dell'Opera di Roma, sicuramente ci sarà un grande balletto, sicuramente si parlerà della sua maestra. E sarà il Teatro Comunale, ovviamente. Perché Annino, diciamo, ha avuto due mamme, no? Una è stata mia madre e un'altra è stata la Merlo. Perché Annino poi storicamente è stato il primo ballerino, il primo maschietto che ha fatto danza in provincia, no? Quando è arrivata la Merlo nel 58, ha avuto subito un incontro con mia madre, per cui è nato subito un rapporto. C'è stata poi questa casualità di Annino, che era, diciamo, così preparato per la danza, sì, così portato per la danza, sì, era molto bravo. Qui, diciamo, è nata subito una grandissima storia fra Annino e la signora Liliana Merlo, che poi ha avuto appunto quel grande successo che ha avuto. Beh, tutti i ballerini teramani, quelli che hanno avuto successo sono passati per la signora Merlo. Veramente ne ha prodotti tanti, no? Era un po' rigida, severa, no? Però ha tirato fuori i campioni. Sì, i migliori, sì, i danzatori migliori. Allora, prima di salutare Marcello Schillaci, vi voglio ricordare sempre l'iniziativa di solidarietà dell'Unicef con la Pigotta, che torna anche quest'anno, la vedete qui quant'è bella questa che ci tiene compagnia questa mattina, che torna anche quest'anno nelle piazze italiane a Teramo. La Pigotta verrà venduta nei giorni 8 e 9 dicembre in Piazza Martiri della Libertà dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, al Cineteatro Comunale dalle 16 alle 19. E poi Montepagano di Roseto presso il Museo Civico per tutto l'intero periodo natalizio. Eccola qui la Pigotta, che come sempre potrete trovare, che va veramente a ruba. Come ci salutiamo, Marcello? Beh, ci salutiamo nella speranza, innanzitutto grazie per avermi ospitato, per aver parlato Benvenuto. Del premio. Sicuramente ci saranno novità da mo' fino al prossimo. Ah, ma sicuramente ce ne saranno tante e saremo noi qui a raccontarle. Come ripeto, lancio appunto questo messaggio a chi è stato premiato di prepararsi e soprattutto per questa grande cerimonia alla città di Teramo, affinché esprima sempre di più teramani da essere premiati. Grazie, grazie mille a Marcello Schillaci, ben ritrovato. Grazie tante, Dorotea. Grazie anche a voi per l'attenzione. Questa trasmissione, come sempre, torna anche domani mattina in diretta dalle 7 alle 8 e domani mattina troverete Rino Orsatti. Grazie ancora e buona giornata.